Ciao a tutti! Oggi prepareremo il semifreddo al caffè con Nutella e pan di stelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa più 12 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono biscotti pan di stelle, panna fresca per dolci messa 45 minuti in congelatore, caffè espresso freddo, caffè solubile, aroma di vaniglia, mascarpone, zucchero, colla di pesce ammollata in acqua fredda, Nutella e per la bagna latte zuccherato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Abbiamo lasciato 50 g di zucchero all'interno del boccale. Posizionare la farfalla. Mettere la panna. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettere lo zucchero a velo rimasto, il caffè solubile ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il mascarpone, l'aroma di vaniglia ed azionare il bimby per un minuto a velocità 2. Aggiungere il caffè espresso freddo ed azionare il bimby per 30 secondi a velocità 2. Versare nella ciotola con la panna e nel frattempo sciogliere la gelatina in 2 cucchiai di latte caldo. Aggiungere la gelatina sul mascarpone ed amalgamare bene con la spatola. Abbiamo foderato con pellicola trasparente uno stampo a ciambella da 24 cm. Adesso andremo a comporre la ciambella. Bagnare i pan di stelle nel latte e posizionarli sul fondo. Mettere il composto al caffè. E livellare formando uno strato. Fare un altro strato di biscotti. Formare un altro strato sottile. E continuare così fino a riempire lo stampo. Coprire con pellicola trasparente e riporre in congelatore per 12 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il semifreddo, adesso lo sformeremo e lo decoreremo con Nutella e pan di stelle bagnati con il latte. Semifreddo al caffè, Nutella e pan di stelle. Grazie e alla prossima ricetta!